Teoria del tutto è una teoria che spiega tutto, la chiave di tutto, il senso di tutto. Praticamente cosa c'è? Spiega, risponde alle domande. Cosa esiste? Come esiste? Perché esiste? Da quando esiste e fino a quando esiste? A cosa serve? A inquadrarti tutto, a inquadrare qualsiasi cosa fai. Perché se tu non hai la teoria del tutto, qualsiasi cosa tu faccia, non sai, in fondo, non sai rispondere alla domanda perché la sto facendo. Perché la voglio, ma sono sicuro che la voglio. Ecco, questa è la normalità. La normalità delle persone è il chiedersi perché di qualcosa e non sapere cosa rispondere alla fine. Perché qualsiasi risposta ti arriva non sai se è vera o no. Cosa combino? Non lo so. È come se fossi un suddito di un sistema che non conosco, di un governo che non conosco, di cui non conosco le leggi. Ah, quindi la teoria del tutto permette di fare miracoli? E se no? Cioè, se è grossa, è grossa. Oggi prendiamo sul serio una teoria di uno e vediamo cosa succede se la si applica, la teoria sulla personalità. È mia la teoria, però vediamo sul serio. Vediamo cosa capita se la si applica. Io lo so cosa capita ad alcuni, no? E capita praticamente quello che si chiama confidenzialmente un casino. Cioè, tutta una serie di certezze, invece di essere contrastate, si sgretola, lasciando il campo a una serie di orizzonti, notare la differenza certezze e orizzonti, a una serie di orizzonti che uno non pensava.